Vi ringrazio della vostra partecipazione alla conferenza stampa di presentazione di questa mostra. La mia destra vi presento subito i partecipanti alla conferenza stampa. Abbiamo la Lucia Zappacosta, che è l'ideatrice e la coordinatrice, nonché la persona che ha predisposto sia la mostra che ha chiamato Lampo, perché è stata organizzata in un lampo, quindi non è un caso che sia stata chiamata così, ma poi soprattutto anche l'evento più articolato, più diciamo così anche strutturato, MOCA 2012, di cui parleranno Lucia Zappacosta, la presidente della Metropolo Graphics. Poi abbiamo Stefano Ciccarelli, Chiccarelli, che è uno dei fondatori ed è stato il primo presidente della Nicola Battista, la mia sinistra, socio fondatore sempre della MO, e Lois Demilio, che è la persona che organizza tutto ciò che fa stampa, immagine, comunicazione, riprese, video, con le nostre Poi avete ricevuto il comunicato stampa, l'assessorato alla cultura al Comune di Pescara, ovviamente titolarità dell'evento, ci tengo a dirlo, è un evento importante di arte moderna, chiamiamola così, no, come la vogliamo chiamare, poi dopo lo definirete voi in maniera più articolata e più precisa, nel quale l'assessorato alla cultura, dopo aver diciamo così, investito come comune, nel jazz, nella musica classica, nella lirica, nel festival d'Annunziano, quindi un aspetto molto importante anche della cultura e delle attività tipiche di quest'anno, si dedica e apre l'aurum e lo dedica particolarmente importante questo aspetto dell'aurum aperto anche a cose ancora più moderne e ancora più, diciamo così, anche diverse ad alcuni standard culturali ai quali magari la città è abituata. Questa apertura poi vedrete che per chi potrà partecipare, ci tengo a dirlo, vedrete che questa apertura delle strutture passa attraverso il Circolo Ternino, che voi sapete bene, io ho aperto già dal mese di aprile, diciamo così, ospitando mostre, momenti culturali importanti. L'ultimo in ordine di tempo è stato un monologo di Umberto Fabi, dove praticamente io ho forse sottostimato la partecipazione delle persone, io avevo persone in piedi, sedute dove capitava, pur di poter assistere al Circolo Ternino a questa performance. Quindi abbiamo detto da una parte cultura, quindi mostre, la mostra più importante che stiamo portando avanti come assessorata alla cultura e come amministrazione comunale, quella del Colonna, del sud-800 abruzzese, quindi classico, niente di più classico, la mostra così, e poi il MOCA 2012, la mostra Lampo, di cui i nostri ospiti vi relazioneranno e vi sapranno dare maggiori dettagli. Io ci tengo molto a sottolineare due cose. L'impostazione che ho dato all'assessorato fin dal primo giorno è stata un'impostazione di apertura ai giovani, di apertura alle persone che hanno idee e soprattutto alle persone che hanno idee di qualità. Ritengo quindi, ho conosciuto Lucia da poco tempo, mi piace molto come lavorano, credo che sia un percorso importante, loro hanno già avuto anche un'esperienza, un discorso di collaborazione con l'amministrazione comunale. Penso che sia sicuramente estremamente importante e valorizzante per la città, per i cittadini e soprattutto per loro che lavorano con tanta passione su queste tematiche che aprono sicuramente prospettive diverse dell'arte. Non aggiungo altro in questo momento se non un invito, passerò poi la parola a Lucia che parlerà del 24, 25 e 26 agosto e a venire fino al mondo della cosa, chiedendovi anche di ricordandovi anche che il Festival d'Annunzio, che sta andando benissimo, veramente sopra ogni aspettativa in termini di partecipazione, vedrà per la prima volta un'opera da camera, un libretto scritto da Stefano Taglietti, sempre al lato del 25.
A margine di questa cosa ci sarà l'inaugurazione, quindi a mezzanotte ci sarà l'inaugurazione della mostra. Quindi anche questo modo bellissimo di integrarsi, di affrontare da una parte un'opera lirica tratta dal romanzo di D'Annunzio e dall'altra parte cambiare pagina dopo mezzanotte, e mezzanotte diventa proprio il nuovo giorno, no? Il passaggio importante, l'alba della nuova era, una presentazione della mostra sicuramente con standard assolutamente diversi e più innovativi. Quindi passo a questo punto la parola a Lucia Zappacosta e anche ai suoi ospiti per eventuali poi domande.